Ma nella crisi l'italiano è più preparato degli altri perché è abituato a prendere fregature. È l'animale darwinianamente più adatto perché è abituato all'ambiente ostile. Gli animali che vivono nei paradisi tropicali hanno tutto, quindi non si evolvono. Poi basta un piccolo cambiamento climatico, una roba su di caldo, una roba giù di freddo e si estinguono. Mentre invece il sorcio o il bacarozzo, porca puttana, bacarozzo, più sguazza nel letame e più si fa forte e furbo. Che cosa sto cercando di dirvi? Queste democrazie paradisiache, dove ti rubano in casa, arriva la polizia, rimani incinta, ti danno il sussidio. Vai in pensione, ti ridanno tutti i soldi che hai versato, ma certo che così ti indebolisci. È chiaro, è chiaro, è chiaro. Poi quando arriva la mazzata, vai giù per terra. Vedete, tutti parlano, si riempiono la bocca di grandi valori, l'etica, la solidarietà, l'umanità, ma il valore vero dell'italiano è che è ancora vivo dopo tutto quello che gli è successo.